Grazie mille, sì, magnifico rettore, grazie di cuore per l'accoglienza in questa prestigiosa istituzione che è un grande valore per la Sardegna sicuramente, ma anche per l'Italia. Signor Sindaco, grazie per le sue parole. Confesso di essere leggermente imbarazzato rispetto, diciamo, al precedente che lei ha citato di visita istituzionale e di evidentemente non essere degno di nessun accostamento, ma vorrei innanzitutto partire nel salutare voi, nel salutare il Presidente della Regione Piglia, nel salutare tutti i sindaci di qualsiasi colore politico, ma uniti dal colore, dal tricolore che indossano rappresentando le istituzioni, nel salutare tutte le autorità qui oggi convenute, omaggiando a nome del governo in modo istituzionale la sua città, signor Sindaco Sanna. È una città che ha dato molto all'Italia, verrebbe da dire in dei momenti che ha dato più di quanto ha ricevuto. È una città la cui presenza culturale, prima ancora che politica, è di grande rilievo e di grande impatto per la storia di questo paese. E nel ricordare i grandi punti di riferimento istituzionali, i due Presidenti della Repubblica, Antonio Segni e Francesco Cossiga, e nel ricordare la figura di notevolissimo rilievo politico per tutti, non soltanto per la sua parte politica, di Enrico Berlinguer, vorrei innanzitutto che arrivasse, proprio per la specialità, per la eccezionalità della visita del Presidente del Consiglio, alla luce dei richiami che lei ha fatto, che il governo spendesse innanzitutto una parola di gratitudine nei confronti di Sassari, della sua storia e dei suoi cittadini. Grazie dunque al Sindaco, grazie al magnifico Rettore, il mio saluto reverente al gonfalone di questa città. Saluto naturalmente il Presidente della Regione e mi giro verso il gonfalone della Regione Autonoma della Sardegna. Siamo in una terra che è una terra di straordinaria suggestione e fascino per chi non c'è nato, per chi non c'è vissuto, naturalmente anche per chi c'è nato e per chi ci vive, vorrei essere chiaro, ma per noi la Sardegna, per noi che l'abbiamo imparata a conoscere e amare in modi vari, non soltanto attraverso il più tradizionale modo di vivere la Sardegna, che è quello dell'esperienza turistica, ma nel rapporto personale, nel rapporto istituzionale, nelle occasioni per me da Presidente della Provincia di incontro con la comunità sarda nel mio territorio erano alcune tra le realtà più interessanti perché c'era sempre qualcosa di nuovo da imparare. Ecco, in tutto questo c'è la consapevolezza del fatto che se hanno un senso ancora oggi le ragioni della specialità delle regioni, sicuramente in Sardegna esse trovano una compiuta definizione e una compiuta articolazione. Sono partito in modo molto istituzionale per poi poter entrare nel merito di alcune delle considerazioni che Francesco Pigliaru ha posto alla vostra e mia attenzione. Devo però concludere la parte istituzionale non formale con le scuse per il ritardo. Scuse per il ritardo, diciamo, vedendo i 63 governi precedenti è un ritardo molto significativo, ma anche per il ritardo in particolar modo nei confronti dei sindaci che sono stati costretti ad attendere a lungo. Ho però impiegato molto più tempo del previsto nella visita di questa mattina e pomeriggio a Taranto, dove era per me fondamentale poter incontrare tutte le realtà, anche quelle più di dolore di quella terra che vive particolari momenti di sofferenza, e di conseguenza vorrei scusarmi non soltanto per il ritardo istituzionale ma anche per il ritardo fisico a cui vi ho costretto, promettendo di cercare di recuperare con la maggiore velocità possibile. Del resto, se la parola deve essere lampo, ora non so se riuscirò ad essere in fare un intervento lampo, ma sicuramente spero di raccogliere la sfida che ci avete posto. Allora, vorrei raccontarvi come è andata. C'è peraltro, se mettete la slide prima, ah no, vado a sé, c'è la girano ogni tanto. La slide prima, eccola qui, no, quella dell'incontro del 28
maggio del 2015. C'era un... No, vabbè, non è un problema. Era una delle precedenti. Va in automatico. Era nell'incontro del 28 maggio del 2015, il Presidente della Regione ha posto all'attenzione del Governo il dossier sulla Sardegna. E questo era semplicemente questo. Ha consegnato un dossier, Pigliaru ha utilizzato adesso, Francesco ha utilizzato un eufemismo rispetto alla pignoleria, era un lavoro da professore, molto un lavoro politico naturalmente, ma molto dettagliato, con tutte le considerazioni economiche, econometriche. Io ormai sono circondato da professori, perché c'ho De Vincenti, qui va la mia gratitudine, c'ho Paduan, io e Lotti ci sentiamo spaesati quando siamo circondati da cotanto sapere. Però nell'incontro a Olbia con il presidente Pigliaru, egli ha fatto un ragionamento che francamente mi ha colpito molto, perché ha fatto un ragionamento complessivo, ha detto: guarda, usciamo dalla dimensione del singolo intervento o da parte nostra della rivendicazione e da parte vostra dell'elargizione, una visione octroyée della politica per cui si va a concedere via via chissà che cosa. E ha fatto un'analisi molto puntuale, molto dettagliata e molto seria, molto rigorosa. Confesso che nell'immediato ho chiesto ai ministri di lavorarci, ma non ho attribuito un particolare valore alle considerazioni politiche che il Presidente aveva fatto quando mi richiamava ad avere questo sguardo come sguardo, direi, di governo. Quando poi è partito nel mese di luglio, direi agosto, inizio agosto dello scorso anno, il dibattito sul Mezzogiorno alimentato, ricorderete, dal rapporto Svimez, la riflessione che Pigliaru aveva fatto per la Sardegna, che comunque aveva iniziato un percorso, è diventata per me oggetto di una discussione un pochino più ampia. In altri termini, è uscito un dato, quello delle anticipazioni Svimez per il 2015. Ricorderete, ci fu un grande dibattito nazionale, il governo dimentica il Mezzogiorno. Noi replicammo un po', voglio dire, perché poi delle volte si sbaglia, anche giusto, un po' stizziti. Ma perché dite questo? Stiamo facendo molti interventi, che poi è la verità, cioè noi stiamo veramente mettendoci il cuore, mettendoci l'anima, poi qualcosa riesce bene, qualcosa riesce un po' meno bene, ma ci stiamo veramente credendo fino in fondo, con grande dedizione. E io non capivo il perché dell'accusa, ma la riflessione, direi metodologica, che Pigliaru ci aveva proposto per la Sardegna, mi è stata molto utile, ci è stata molto utile, sarà la colleganza universitaria o sarà la comunanza politica del professor De Vincenti, del professor Pigliaru e di altri professori vari, e mi è venuto spontaneo proporre lì in sede di partito, ma poi in sede istituzionale, che si arrivasse a dei veri e propri patti basati su una lettura della realtà, non passerelle come talvolta vengono definite le nostre iniziative, ma un patto, una lettura della realtà, la fotografia dell'esistente, gli elementi critici che ci sono e che continuano ad essere, alcuni Francesco li ha giustamente evidenziati, io tenterò per parte mia di rispondere almeno ad alcuni di essi, e contemporaneamente l'individuazione delle soluzioni. Dunque, vorrei innanzitutto chiedere scusa alla Sardegna se abbiamo preso il copyright, chiedere scusa al Presidente, tanto è open source, quindi open source tranquilla, abbiamo preso questo metodo e l'abbiamo applicato a 15 realtà del Mezzogiorno, non soltanto regionali, per dire: ehi, noi stiamo investendo sul Mezzogiorno, abbiamo desiderio di uscire dalla cultura della lamentazione e del piagnisteo, che talora è una cultura che viene alimentata da un certo approccio politico, e non soltanto politico, e di conseguenza intendiamo essere concreti, prima la visione di insieme e poi i singoli interventi. Nasce di lì la risposta a quel dibattito dello Svimez. Banalmente, en passant, voglio segnalare che quest'anno lo Svimez, nel dati dello scorso anno, ha detto che le anticipazioni non erano poi così corrette, quelle dello scorso anno, e che paradossalmente il Mezzogiorno l'anno scorso è cresciuto più del resto d'Italia. Commento medio: mamma mia come siamo messi, bisogna crescere di più come tutto il Paese. Però è un dato di fatto che alcune delle grandi sfide che stiamo cercando di alimentare stanno finalmente trovando la residenza nel Mezzogiorno, e dopo anni di promesse politiche rivelatesi fallaci, dopo anni di
assegni a vuoto da parte della classe politica, le cose stanno cambiando. Tutto questo per dire qual è la cornice nella quale ci muoviamo. Non passerelle, ma un'analisi della realtà, uno sguardo non soltanto economico, ma uno sguardo di insieme, una cornice di interventi e il desiderio di intervenire concretamente in modo tale che noi controlliamo la regione, che la regione controlla noi e che i cittadini, a partire dai primi cittadini, che sono i sindaci, che poi spesso per la fatica che fanno, posso dirlo da collega, sono gli ultimi cittadini, sono quelli che si fanno carico di tutti e anche per questo in particolar modo i sindaci dei comuni meno grandi debbono godere della nostra gratitudine e della nostra stima, e che alla fine i cittadini, a partire dai primi cittadini, sono quelli che controllano tutti. Questo è il profilo del patto, della logica dei patti. Naturalmente, e vengo tra brevissimo alla Sardegna, c'è uno sguardo nazionale. Io non sono nelle condizioni, per non tediarvi ulteriormente, di farvi l'analisi su quello che personalmente ritengo lo scenario, ma ve la dico con un modo molto sintetico, abusando della vostra pazienza e chiedendo venia della mia analisi molto schematica che qualcuno potrebbe definire persino superficiale. Secondo me il mondo di oggi è un mondo che sta presentando un cambiamento così rapido da renderlo straordinariamente interessante. Con tutte le difficoltà che non sfuggono. Oggi l'Economist, caro Francesco, fa una copertina dove dice che è finita la divisione tra destra e sinistra e dice che c'è la nuova divisione tra chi accoglie e chi ha paura e chi respinge. Non si riferisce semplicemente alla migrazione, vorrei essere chiaro, ma a un concetto di relazione con l'altro. È una discussione che sarebbe interessantissima da fare e che comunque naturalmente prende le mosse dalle convention democratiche repubblicane, dalle elezioni in alcuni paesi europei, dal clima che si registra in alcuni paesi del sud-est. Sarebbe interessantissimo discutere, non c'è tempo. Per me in questo scenario il compito dell'Europa, perché di Europa dobbiamo ragionare, nella nobile città di Sassari, nella fiera regione autonoma Sardegna, noi dobbiamo ricordare a noi stessi che il nostro compito è quello di costruire un'Europa delle persone e non soltanto delle istituzioni finanziarie. In questo scenario il compito dell'Europa è rendere umana la globalizzazione. E in questo tentativo la difesa dei valori culturali, identitari, della dignità della persona richiedono paradossalmente un ruolo maggiore dell'Italia rispetto a quello che è stato fatto sino ad oggi. Insomma, la mia tesi, se vogliamo avere una cornice di riferimento, è che l'Italia abbia un ruolo maggiore rispetto al passato, a condizione che non abbia paura della globalizzazione, che ha i suoi squilibri, certo, che ha le sue ingiustizie, certo, che ha le sue ineguaglianze, certo, ma che è il mondo nel quale vivremo e i nostri figli vivranno sempre di più e che quindi di conseguenza deve portarci a utilizzare la parola connessione, come tu hai giustamente detto, come parola chiave tra la Sardegna e il resto dell'Italia, come giustamente deve dire il Presidente della Regione Autonoma Sarda, ma contemporaneamente tra l'Italia e tutto il mondo. Noi per anni abbiamo avuto paura della globalizzazione, abbiamo pensato che la globalizzazione fosse il nemico. Vorrei essere chiaro, ci sono diseguaglianze nuove e dolorose da accettare e vanno combattute nei fenomeni che presiedono la globalizzazione. Ma se negli ultimi 20 anni 1 miliardo di persone è uscita dalla povertà, se oggi un ragazzino in Africa ha la possibilità di avere informazioni globali sul mondo, se oggi le nostre aziende possono, dai luoghi più sperduti della Sardegna o di altre parti dell'Italia, essere competitivi nel mondo, questo dipende dalle possibilità che la globalizzazione apre. Qualcuno di voi forse non sarà d'accordo, io rispetto profondamente questa opinione, ma il dato di fatto è che si sia d'accordo o no, questa è la realtà. E nessuno può dire fermate il mondo, voglio scendere. Il mondo va lì. Noi, italiani, come ci attrezziamo su questo? Io credo che dobbiamo attrezzarci con consapevolezza che siamo un grande popolo. Non significa far la polemica tra gli ottimisti e i gufi, eh? Significa dire che questo popolo è un grande popolo, che ha dei valori, che ha delle risorse, che ha delle possibilità e io non smetterò un solo istante di essere convinto che il ruolo forte del nostro paese è quello di giocare in positivo le potenzialità che esprime. Però bisogna rimuovere le difficoltà e le partite aperte del passato.
Noi non possiamo continuare a dire che vogliamo la connessione internazionale globale e poi non inaugurare le strade. Ecco perché trovo che la Sassari-Olbia sia stato un passo in avanti, ma ancora non è completato. C'è ancora bisogno di interventi, bene alcuni tratti, ma poi c'è bisogno di fare nel 2017 un ulteriore step e nel 2018 la conclusione definitiva. Ma come? Fai tutto questo grande discorso sulla globalizzazione, i valori culturali e poi parti da una strada? Sì, perché il cittadino che vede dove metti i soldi e che pensa che in quell'opera si aspetta da decenni una risposta, si indigna nel momento in cui noi facciamo grandi discorsi e non vede risultati concreti. Lo sanno i sindaci. Tu puoi parlare di pace nel mondo quanto vuoi, ma se ci sono le buche nei marciapiedi, ti vengono a prendere per l'orecchio, ti vengono a prendere in casa. Ti dicono, ehi, ma qui avevi promesso. Allora questo è il punto che vale per la Sardegna. Vale per il paese, ecco perché in questa settimana io ho girato molto nel nostro paese, sono stato sulla Salerno-Reggio Calabria, quadrilatero tra Umbria e Marche, ma, ed è il punto chiave, vale a maggior ragione in una terra che ha bisogno di avere una infrastrutturazione degna di questo nome. Ho detto, e sono partito volutamente da una cosa che può sembrare banale, perché credo che il nostro lavoro di queste settimane e di questi mesi abbia avuto un senso perché sia stato particolarmente concreto. Ecco, è la concretezza, la cifra alla quale adesso voglio richiamarmi. E da questo punto di vista trovo che sia fondamentale che sui punti che Francesco ha aperto ci sia un impegno specifico e puntuale del Governo. Il Presidente Pigliaru vi ha fatto l'elenco della parte straordinaria e della parte ordinaria. Nella parte ordinaria ci ha messo anche cose che giustamente, come l'hai definito il piccolo contributo econometrico del Governo? Qualcosina. Ecco, abbiamo un concetto di qualcosina sulla questione fiscale che è leggermente diverso tra Pigliaru e sottoscritto, ma va bene. Diciamo, hai portato a casa un risultato che era atteso da qualche anno e che comunque è giusto, per cui siamo felici di aver collaborato, andare in questa direzione, anche se abbiamo il dubbio sull'hashtag qualcosina. Abbiamo però ancora alcune partite aperte, le segnalo perché non voglio scappare e poi arrivare a una conclusione la più rapida possibile da alcune delle vicende. Primo punto, la Maddalena. So che è una ferita aperta. Abbiamo finanziato alcuni. Lei ha messo adesso sta. C'è. Non si può. Capisco che lei è di Cagliari, sì. Una battuta. I 24 milioni del patto, i 15 milioni del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali per l'ex Arsenale, mancano ancora 20 milioni per risarcire la ferita del G7. Io mi impegno su questo, insieme al Presidente Pigliaru, a lavorare e a studiare le formule giuridiche che permettano di spenderli nel modo più efficace e di dare una risposta perché è una ferita che rimane agli occhi e negli occhi delle persone. Il tema dell'ENI, il tema dell'ENI. Presidente Pigliaru ci ha più volte richiamato su questo passaggio. Voi sapete che anche a seguito del dibattito che si è aperto, l'ENI ha deciso di non procedere, almeno per il momento, alla cessione del settore della chimica verde. Noi dunque continueremo ad avere l'ENI, che è una grande azienda, un'azienda che ha superato quello che l'amministratore delegato ha chiamato giustamente stress test in modo strepitoso, perché una cosa è avere un'azienda, la stessa azienda che campava con il barile di petrolio a $120, adesso ha il barile, quanto è? 45, 46, non so quanto è adesso il barile di petrolio, quindi capite che la stessa azienda con le stesse persone, anzi con qualcuna in più, vuol dire che ha dovuto riorganizzare se stessa con grande determinazione. Ma credo che su questo tema siamo pronti a coinvolgere il Presidente della Regione, magari a Palazzo Chigi, e a fare un aggiornamento del protocollo firmato a suo tempo e speso soltanto parzialmente, sul quale siamo un po' indietro ancora, in particolar modo per ciò che riguarda le bonifiche. Quindi io credo che tutti coloro i quali ci stanno invitando a una maggiore attenzione su questo punto debbano essere presi terribilmente sul serio. Sulle questioni, detto le due questioni che più di ogni altre hanno segnato un elemento di preoccupazione, non mi metto a fare l'elenco degli aspetti positivi, la continuità territoriale, le tasse aeroportuali, è contenuto nel decreto legge appena approvato dal Parlamento,
Considero tra gli aspetti positivi, anche se conosco il dolore di chi ha dovuto, chi sta perdendo il posto di lavoro, la chiusura dell'operazione Meridiana, perché, come giustamente ha detto il Presidente della Regione, l'alternativa era un'alternativa semplicemente devastante. In più, un partner importante come il partner catarino ha già avuto modo di mostrare il suo interesse per quest'isola, non soltanto negli investimenti turistici, ma, lasciatemelo dire, anche su quella straordinaria operazione che è il Materolbia, che credo debba essere valorizzata sempre di più nel corso delle prossime tappe, dei prossimi appuntamenti. Abbiamo oggi un passaggio importante sugli aeroporti, abbiamo avuto l'Unione Europea, non totalmente positivo rispetto ad una parte del ragionamento, ma comunque positivo almeno per l'aeroporto. Stiamo seguendo, lo ha detto il Presidente, tutto il tema del Sulcis con grande determinazione e convinzione. Io ho passato il 1° maggio a Palazzo Chigi con gli operai di Eurallumina. L'ultima volta che sono andato in Sulcis, diciamo, avevo passato un quarto d'ora piacevole circondato e ci siamo messi a ricordare quel momento con gli operai, perché poi alcuni di essi erano gli stessi, era 2012, mentre invece effettivamente sono venuto qui a Sassari quando non ero ancora Presidente del Consiglio e tu non eri Presidente della Regione, direi inizio febbraio del 2014, che era proprio il periodo di piena campagna elettorale. Ma voglio dire, rispetto alla questione del Sulcis, che continuiamo con tutte le difficoltà del caso, sono però stato molto fiero quando ho visitato il Gran Sasso in Abruzzo di vedere uno studio piccolo dal punto di vista occupazionale, credo che alla fine possa recuperare dai 20 ai 25 unità, di un ragazzo sardo, credo di Carbone, non so se comunque dell'Iglesia, non ricordo adesso il comune preciso, che è un giovane ricercatore che ha fatto un esperimento dal quale alcune aziende multinazionali di grande livello insieme all'Istituto del Gran Sasso faranno degli esperimenti proprio nell'area mineraria. Credo che sia un segno, naturalmente c'è bisogno di risolvere il problema occupazionale in primis, ma anche del grande senso di appartenenza. E se c'è una cosa che a me fa impazzire in positivo della Sardegna è questo senso dell'appartenenza, perché lo considero, scusate il gioco di parole, il vero antidoto all'apparenza, che oggi sembra essere la chiave di lettura di tanta parte della politica e non soltanto della politica. Apparire, apparire, apparire. L'appartenenza è qualcosa di profondamente diverso, è sentirsi parte di un noi e esserne fieri e orgogliosi, che è un elemento che a mio giudizio serve non soltanto per la Sardegna. Dunque ho indicato alcune delle questioni che ancora vanno affrontate e risolte, e credo anche che alcune di queste questioni affrontate e risolte diano il senso dell'impegno statale per questa regione, ma più che per questa regione vorrei dire con questa regione. Mi limito davvero all'ultima considerazione prima di arrivare alla riflessione finale sulla mobilità e sulla infrastrutturazione, che significa mobilità su ferro, che significa banda larga nella Gigabit Society. Una delle cose di continuità territoriale sarà anche affrontabile attraverso la banda larga nel modo più invasivo possibile. Ci sono aziende in questo territorio che hanno fatto la storia dell'innovazione tecnologica, noi auspichiamo che naturalmente possano fare anche il futuro. C'è bisogno che la parte militare, altro tema al quale il Presidente Pigliaru attribuisce grande importanza giustamente, faccia il proprio sforzo per lavorare insieme, nel senso che quando si parla di servitù militari si deve sicuramente immaginare che ci siano degli spazi fisici di restituzione a questa comunità. Sono d'accordo e farò la mia parte con il Ministero della Difesa, ma credo anche che ci sia bisogno di fare del militare uno spazio di utilizzo, direi, duale di iniziative di ricerca e di collaborazione, perché penso che sia un pezzo importante della scommessa del futuro, e del resto la storia va esattamente in questa direzione. Bene, ho detto molto, non ho detto tutto, ma credo che non abbia senso fare un elenco, una lista della spesa. Per le considerazioni che ho fatto raccontandovi come è nato anche il modello del patto, ci sono ben poche cose da aggiungere per evitare di divenire noioso e ripetitivo.
Ci sono però le conclusioni finali che io vorrei affidarvi, perché il rettore Carpinelli ha fatto una citazione impegnativa, citazione che mi sono messo a guardare su internet perché non mi ricordavo l'anno, è del 19, quindi è quasi centenaria, che naturalmente ha portato immediatamente De Vincenti ad avere un sussulto di gioia e di entusiasmo, la citazione gramsciana dell'istruitevi perché avremo bisogno di tutta la vostra intelligenza, dell'agitatevi, perché avremo bisogno di tutto il vostro entusiasmo, dell'organizzatevi perché avremo bisogno di tutta la vostra forza, che è una citazione molto, molto bella, molto vera. Abbiamo bisogno di istruzione, di istruirsi, di formazione permanente, di educarci. Ha detto con forza il presidente Pigliaru, anche rispetto agli investimenti sulla scuola e agli investimenti soprattutto sull'università. Abbiamo bisogno di agitarci, nel senso della riflessione gramsciana, abbiamo bisogno di essere capaci di riconoscerci come portatori sani di entusiasmo. Credetemi, non è facile. Non è facile, specie per chi come me da 2 anni e mezzo prova a dare questo messaggio. Per far pari con la citazione gramsciana potrei dirvi che un padre gesuita sardo mi ha insegnato che la parola entusiasmo ha una radice molto teologica. Entusiasmo viene dal greco stare nella sostanza delle cose di Dio, che così mi spiegò a suo tempo padre Rico. Ma questo tema dell'entusiasmo è un grande tema della discussione politica oggi, non soltanto della discussione, diciamo, esistenziale. L'entusiasmo sembra quasi fuori moda, sembra quasi tabù. Tu fai notare che le cose possono andare bene e ti dicono, beh, però sei un ottimista. A parte il fatto che essere ottimisti non c'è niente di male. È vero, è più saggio essere pessimisti, perché se si è pessimisti, mal che vada, ti va bene. Mal che vada è indovinato, no? Ma essere capaci di portare entusiasmo è la grande scommessa oggi della politica. Nonostante le difficoltà, non significa nascondere le difficoltà che ci sono, ma significa avere consapevolezza che con i nostri valori, con i nostri ideali, noi siamo in grado di vincere le sfide tante e difficili che il nostro tempo ci dà. Ogni volta che arriva un dato positivo sul lavoro, c'è sempre sui social media qualcuno che sembra essere triste. Oggi l'Istat ha certificato che da quel febbraio 2014, in cui abbiamo assunto le redini delle rispettive responsabilità, ad oggi, l'Istat, i posti di lavoro sono aumentati di 599.000 unità, di cui il 75% a tempo indeterminato. Lo faccio notare perché naturalmente è effetto della presenza di Pigliaru, non della presenza mia. Ma, battute a parte, qual è l'elemento chiave? Che se tu lo dici, ti viene detto che non ti occupi della disoccupazione, che non ti occupi di chi non ce la fa. Ma 599.000 posti di lavoro in più, veri, non sono numeri, sono storie, sono persone, sono coppie che possono sposarsi o che possono fare un figlio, o che possono semplicemente guardare al futuro con un minimo di tranquillità in più. Richiamarci all'entusiasmo non significa negare che esistono sacche di dolore, di disoccupazione, di difficoltà forti anche in questa regione, ma significa dire a ciascuno di noi che se ce la mettiamo tutta saremo nelle condizioni di poter portare questo paese fuori dalle sabbie mobili e dalla palude nella quale tante volte la politica degli assegni a vuoto ha lasciato i nostri concittadini. E allora la conclusione è che c'è bisogno di organizzarsi per avere bisogno di tutta la forza necessaria per poter finalmente recuperare un ruolo dell'Italia in Europa. Io credo che quando vedevamo le immagini di qualche leader straniero che rideva di noi o dei nostri leader pro tempore
E quando anche la nostra parte politica, parlo per me naturalmente qui in sede più istituzionale, parlo semplicemente per me in questo caso, e noi sorridevamo anche noi, di questo sbagliavamo, perché quando qualcuno sorride e ironizza sull'Italia, deve capire che sta prendendo in giro il paese sbagliato e che noi abbiamo bisogno di essere molto più solidi, forti e autorevoli e quindi di organizzarsi per avere tutta la forza a disposizione che serve per stare in un mondo come quello che noi conosciamo. E allora, e ho finito davvero, noi viviamo un tempo nel quale le cose cambiano con un ritmo impressionante. Le cose cambiano perché l'economia della condivisione porta a nuovi modelli di turismo, porta a nuovi modelli di economia sociale, porta talvolta anche a nuovi valori. L'economia della condivisione si basa sulla fiducia. E questo è un tempo nel quale sembra complicato avere fiducia nell'altro. Quello che io penso di questo patto è che non è soltanto un elenco della spesa di cose da fare. Intendiamoci. La vostra regione porta a casa solo con le regioni, solo con le condizioni che il Presidente Pigliaro definisce ordinarie, 1,6 miliardi di euro. Permettetemi adesso di fare il pedante io. Signor Presidente, lo 0,1% di PIL, quindi non faccia quello che dice questa è roba ordinaria. Ci sono dei soldi, ci sono degli impegni, ci sono delle scadenze, ma c'è soprattutto la convinzione che se l'Italia smette di vivere di lamentele, se l'Italia smette di vivere di rimpianti, se l'Italia prova ad essere all'altezza della vocazione alla quale è chiamata, l'Italia è nelle condizioni di giocare un ruolo da protagonista nel mondo che cambia. E se questa è la lettura, la regione autonoma della Sardegna, per la sua storia, per la qualità delle sue persone, dei suoi rapporti umani, dei suoi valori, può essere non soltanto un problema l'insularità da risolvere, può essere un punto di riferimento, come lo è stata nelle grandi figure che hanno camminato in questa università e che da questa università hanno poi preso la direzione di Roma e non soltanto di Roma, e come lo è nell'esperienza quotidiana di tante donne e uomini che sono imprenditori, che sono lavoratori, che sono insegnanti di scuola, che sono operai, che con i propri valori dimostrano che c'è possibilità di un paese, l'Italia, che sia davvero in condizione di rendere più gentile la globalizzazione. Cambiando l'Europa, certo, ma iniziando a cambiare noi. E per cambiare noi iniziamo dal prenderci degli impegni, dal rispettarli, da avere una certezza delle scadenze e soprattutto da considerare che se la politica fa quello che deve fare, smette di essere il grande fantasma, il grande colpevole, il grande alibi per tutte le cose che non vanno e diventa una concreta occasione per il benessere dei cittadini. Grazie, viva Sassari, viva la Sardegna, viva l'Italia. La firma ufficiale del patto.